Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video. Oggi ci sono questo video e qui parliamo delle partite di Europa League di giocare stasera. In cui ragazzi, iniziamo subito da LASK, Manchester United, che finisce 5-0 con vittoria Manchester United. Io ricordo l'1-0, ragazzi, il primo gol va a segnare Icaro, poi va a segnare con Daniel James, poi va a segnare il gol del 3-0, vittoria 0-1, con il 4-0. Va a segnare per aria, quinta a 0 con il Watt. Ragazzi, in questa partita finisce con la vittoria degli inglesi ragazzi Manchester United, che sfuggono gli austriaci. In cui sembrava ragazzi una partita molto facile per il Manchester United, poi ritorno gioca in casa loro, grande vittoria. Quindi adesso ragazzi passiamo subito a questa partita, passiamo subito alla partita di il Basaksehir Istanbul, dopo appena anche finito 1-0, la vittoria di Istanbul, che va a segnare con 1-0 Vasic, che va a segnare con 1-0, in cui va a segnare con 1-0 Vasic. Come i danesi ragazzi non sono riusciti a trovare la pareggio, quindi Basaksehir però rimane qualificato, vedremo poi ritorno con Copenhagen, che si qualificheranno. Poi ragazzi adesso passiamo subito alla partita di Shakhtar di Wolves, di Shakhtar Wolverine, in cui ha segnato 2-1 con la vittoria dello Shakhtar. La signora il cotone dell'1-0 è Max Antonio, poi segnale la parità Brock in calcio di munizione e 2-1 la signora di Nevis. Poi ragazzi, adesso passiamo solo in cui ragazzi questa partita vincono i Primi, che rischiano, e quindi ragazzi tedeschi sono riusciti a portare la Francia, ma vedremo il ritorno che si giocherà in Germania in casa loro. Quindi ragazzi sono giocato a parte chiuse queste partite, e poi ragazzi passiamo subito a parire la partita di Olimpiaco su Wolverine, in cui è finita parità con le due squadre, va a segnare Aiba nel secondo 1-0, e con la parità io di Nieto arriva a punizione che si subito un gol in Europa e la segna con la maglia del Wolverine. Ragazzi, gli inglesi hanno giocato un brutto approccio, ragazzi, in questa partita mi sembrava vincere dai gresi dell'Olympiakos. In più ragazzi mi ha espulso anche Semedo, che si è tenuto al posto del ritorno e la prossima partita di Europa League. In cui, come ricordate, l'ultima volta abbiamo eliminato l'Arsenal agli ottavi, ai sedicesimi. In più ragazzi, vediamo se riuscirà a eliminare il poveretto di Spirito Santo, ma sono al ritorno. E adesso ragazzi passiamo subito alla prossima partita di Frankfurt e Basilea, per finire 3-0 con la vittoria della Basilea. Signori con 1-0 che permette a Basilea di portare in vantaggio, poi signori con 2-0 che penso che concesso il gol 2-0 e gol 3-0 ragazzi. Mentre Francoforte rimane a secco di gol, ragazzi rimane a secco, non ha fatto un altro partito di tedeschi. Ma se arriva un po' al ritorno, cosa accadrà a Francoforte? Nell'ultima partita, qua ho giocato contro il Salisburgo, ho giocato una grande partita, ma ora vedremo un po' se ci sbloccheranno. Adesso ragazzi, passiamo subito all'ultima partita di Repubblica, passiamo subito a Glasgow. E Bayer Leverkusen, quindi 3-1 con vittoria del Bayer Leverkusen. Signori con 1-0 a Varese, che ha segnato di rigore, poi a prendere Ana Gouiz, poi a segnare poi di 3-0 Bayer, poi a segnare Edmundson, che ha concesso, che ha provato a diventare svantaggio, ma questo gol non è bastato, è scozzese, per portarsi un grande risposta di grado positivo. A ritorno vedremo a Bayer Leverkusen se porterà, se si qualificherà, poi i quarti ragazzi. E quindi ragazzi, non ci sono giocati oggi Siviglia-Roma e Getafe Inter, che hanno interrotto i voli per la Spagna per il coronavirus, ragazzi. Vediamo un po' quando si giocheranno queste due partite, ragazzi. Hanno giocato tutte le squadre, tranne le italiane, ragazzi, che non, forse ragazzi non si giocherà le partite di Barcellona-Napoli, ma saremo a vedere, ragazzi. Quindi ragazzi, è tutto, noi ci vediamo prossimamente nel prossimo video, quindi ragazzi è tutto, ciao ciao.